È sempre importante vincere, ma devo essere contentissimo per diversi motivi. Uno di questi è sicuramente il recupero mentale più che fisico di Zanon, perché noi abbiamo veramente bisogno di un giocatore tiratore, mancino, e lui oggi ha dimostrato di aver recuperato, quindi sappiamo oggi come se abbiamo acquistato un giocatore. Devo dire che anche Medicina sta sulla buona strada, perché anche lui va cercando delle sicurezze. Oggi a un certo momento si è autosostituito, ma poteva benissimo continuare nella sua vena di tiratore. Poi è stato molto importante Lupinati, che da terzo portiere, oggi in una giornata non eccezionale degli altri due, ci ha rimesso in piedi, e la palla a mano è così. Abbiamo giocato bene, ma negli ultimi 5 minuti abbiamo, il loro portiere ha fatto 3 parate su quasi 3 tiri dai 6 metri, per cui niente da dire, ma è giusto così. Ieri non potevo chiedertelo perché c'era ancora questa partita di mezzo, adesso sì, come sta l'Italia da un punto di vista di campo ma anche mentalmente in vista di questi europei? Molto meglio dopo queste 3 partite. Questo è stato un torneo per noi, un toccasano, perché è vero che questi ragazzi sono allenati dal campus, però dopo diverso tempo, come nazionale, giocare con Danimarca e Ungheria è stato veramente duro. Quindi il morale era sceso moltissimo. Poi partita dopo partita è sicuramente tornata un'Italia che crede un po' di più nei suoi mezzi, sicuramente. Come dicevo prima, il recupero di alcuni giocatori individuali è fondamentale. Ma è anche importante perché abbiamo acquisito una quadratura che ci serviva a verificare in 3 partite. Per cui meglio di com'era la vigilia, sicuramente. Si parte con la Croazia, poi il Portogallo, prime 2 partite veramente difficilissime, e poi il Montenegro. Saranno tutte partite difficili, sicuramente dobbiamo pensare partita per partita, anche se sappiamo benissimo che contro il Montenegro è la partita, sappiamo benissimo che il Montenegro ci ha scelto, avendo diritto di scegliere il girone, ha scelto il girone con l'Italia, giocheranno in casa, ma questo non ci spaventa, anzi penso che l'orgoglio di dimostrare che non siamo la peggiore dovrà venire fuori in quella partita. E poi sappiamo benissimo che per la salvezza tutte le partite diventeranno importanti anche dal Montenegro in poi, per cui calma, non ci dovremmo mai demoralizzare, pensare di progredire come se fosse un percorso di crescita e arrivare al meglio alla fine.